Salario minimo è uno dei temi del momento. Noi come consulenti del lavoro, come categoria di riferimento, credo, del mondo del lavoro, non possiamo esimerci dal ragionare, dal fare i conti e dal dire come una misura, come quella del salario minimo, poi debba essere vista come momento di inclusione sociale e non di differenziazione. Io sostengo e dico che i consulenti del lavoro sono certamente a favore di misure che diano la possibilità ai lavoratori di poter guadagnare di più, di poter incrementare i salari, ma mettono l'accento anche sulla necessità di trovare poi una misura di compensazione attraverso una riduzione di quelli che sono gli oneri, i costi del lavoro. L'Italia è un paese che in termini di cuneo fiscale contributivo ha sicuramente una condizione di estrema difficoltà. Noi viviamo una condizione di difficoltà legata ai troppi balzelli e ai troppi oneri che dobbiamo applicare al rapporto di lavoro. E poi, ovviamente, quando si tratta di garantire un diritto, quel diritto deve rendere uguali i cittadini. E allora voglio sottolinearlo, per noi parlare di reddito minimo vuol dire anche sul fronte dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti, lanciare un monito a chi non deve dimenticare che la partita dell'equo compenso dei professionisti non è chiusa e soprattutto necessita invece di avere una norma che possa rendere applicabile quello che credo sia il diritto di tutti i lavoratori a vedere riconosciuta la quantità, il valore e l'impegno del loro lavorare. Il messaggio che sale da questa sala? Fare attenzione ai numeri, fare attenzione ai numeri e soprattutto coinvolgere in quelle che sono le riflessioni i professionisti, i tecnici, perché i tecnici non vogliono fare le norme, ma sono in grado di poter fare i conti alle norme e soprattutto di segnalare quelli che potrebbero essere gli elementi che le rendono di difficile applicazione oppure nell'applicazione possono portare delle condizioni, degli effetti distorsivi che anziché fare occupazione la bloccano e ci portano ad avere non solo delle condizioni di sfruttamento, ma delle condizioni in cui tanti lavoratori restano alla finestra. La flat tax applicata alle imprese può essere una soluzione in qualche modo nel mondo del lavoro? Questo dipende ovviamente da quelle che sono le condizioni del bilancio dello Stato. Noi sappiamo perfettamente che su questo stanno lavorando i tecnici. Da tecnici diciamo che è importante ridurre la pressione fiscale. Se farlo in maniera massiva o soltanto legata ad alcune tipologie di reddito oppure a quello che è il reddito incrementale, questo credo che atterrà ovviamente alla quadratura dei conti che necessariamente deve esserci, perché il tema dei temi è ovviamente quello di garantire la crescita del paese, di garantire il lavoro, ma di garantirne anche la stabilità. Il decreto dignità, secondo voi, quale impatto ha avuto sul lavoro? Decreto dignità. Io credo che il decreto dignità abbia ancora da produrre i suoi effetti. Noi oggi certamente rileviamo, e questo credo che sia un dato positivo, il fatto che siano aumentati i rapporti di lavoro a tempo indeterminato per effetto delle stabilizzazioni. Ce lo aspettavamo perché ovviamente modificare le regole del contratto a termine, quindi limitarlo ai 24 mesi, poi porta necessariamente a dover attivare delle trasformazioni. Osserveremo e dovremo osservare tutti quanti nei prossimi mesi quali saranno gli effetti sull'instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro, sui nuovi contratti a termine e quali saranno le tendenze sulla durata media dei rapporti a tempo determinato.